Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Resident Evil 4 Remake. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Io in realtà sono venuto qui a sparacchiare un altro pochino, signori, me lo sono fatto un po' io tanto per raccattare qualche gettone. Allora, questo qua ho avuto qualche difficoltà, nel senso non sono riuscito a ottenere tutti e 100% quelli, perché sono arrivato alla fase bonus una volta sola, perché poi nella... se li becchi tutti quanti arrivi alla fase bonus e ci stanno altri teschietti da beccare. Siamo riusciti a prendere S a tutte. Qua sono riuscito a fare tutto tranne quella dopo ogni più 1000, non l'ho capita. Stessa cosa per questa, non so onestamente come funzioni. Però qua sono riuscito a prendere tutti quanti più tutti i teschietti. Stessa cosa per la seconda. E questa qui sono arrivato alla fase bonus, ma mi mancava un teschietto, chissà dove stava. Il primo te lo mette nella cassa all'inizio. Vabbè, comunque a parte ciò, signori, abbiamo un po' di monetine, quindi adesso le investiamo qui. Però sono fatto per conto mio, tanto per non rompervi i maroni. Allora, facciamo una cosa. Andiamo con 1, 2, 3 d'oro. Dovrebbe uscirne una bella prepotente di bonus. Poi ne mettiamo 3 di quell'altro. Vediamo. Salute ripristinata con le piante verdi più 50%. Ottimo. E facciamo così, 3 di queste. Poi se riuscirò a prendere l'altra oro, ne prendiamo una fatta bene pure là. Probabilità bonus creazione munizioni per pistola più 20. Già ce l'abbiamo in realtà. E allora come siamo messi? 5. Guarda, possiamo fare pure così. Tanto abbiate pazienza ancora qui. Siamo un po' raffreddati oggi, particolarmente tra l'altro. Bene. Attenzione, questa è d'oro però, eh. Salute ripristinata con i pesci trota più 100%. Vabbè, questa la mettiamo magari quando ce l'abbiamo i pesci trota, ma non ce l'abbiamo. Che si pescavano quella. Voi mi raccomando ragazzi, come sempre lasciate like e condividete per supportare serie e canale. Siate sporti viaggianti con il nostro El Forastero. Luci spente, cuffia a palla, insomma già sapete, già sapete. Mi raccomando anche con i like e le condivisioni e anche il commentino tattico, eh. Allora, personalizziamo la valigetta. Andiamo a mettere questo, ce l'abbiamo due. Questo qua, questo lì, ma se ne metto due di questi si può fare. Ah no, me lo toglie dall'altro lato. Allora vabbè, mettiamolo uguale. Fai così. E questo qua. Yeah. Ok. Salvatina, signori. E direi che possiamo proseguire. Dai. Allora. Andiamo. Dovremmo andare qui sopra. Perché la strada che ci manca. Poi ci sono un po' di altre cose. Questo risorse. Quelle perché le abbiamo lasciate così, quelle risorse. Scusa, fatemi un attimo capire se è una roba che tipo abbiamo lasciato proprio palese o... Proprio palese, sì. Ok. No, scusa, mo va bene tutto, però. Che fate, le lascio così? Pare brutto. Quell'altro ci servono le chiavi e va bene. Ok. Allora, ragazzuoli, direi che possiamo proseguire da questo lato. Andiamo a vedere un attimino anche qua lo spazio. È quello che è, quindi... Facciamo una cosa. Andiamo a creare questa, intanto. Liberiamo un po' di spazio. Il coltellino... Aspettiamo, perché in realtà uno di scorta me lo tengo, anche se abbiamo riparato quello. Abbiamo un po' di bombette, ma... Pronti, dai! Dovevamo superare il lago, una delle news era quella di superare il lago per arrivare in una caverna dove recuperare cose. Allora, andiamo a vedere col binocolino qui, eh? Figurati. Ole! E il police è andato. Era uno dei police, mi sembra. Ole! Che diavolo è? E insomma. Sembra ci sia qualcosa là. Diciamo che... Un po' di casse, così. Questa pure è una bella zona, eh. Qua ci si diverte alla grande. E insomma, va bene, va. Foraste, dai. Andiamo. Tra l'altro mi ricordo che quando lo giocammo versione normale, qualche annetto fa, cioè io arrivato a questo punto stavo messo meglio, tra parentesi. Mi ricordo già che c'avevo la carabina, tutto. Comunque...
Il carburante della barca è conservato insieme a quello del generatore all'interno del capanno di trattamento dell'allevamento di pesci. Prendi solo quello che ti serve, mi raccomando, non fai l'ingordo. Vabbè, ci guarderemo, poi scendiamo per la barchetta, però diamo un'occhiatina qua. Come... ok. Un'occhiata, signori, va data, un'occhiata va data, poi. Oppala! Merda, dannazione. C'è un po' di schifio qua, forastero. Qua bisogna stare accorti. Attenzione, aspetta. Eccolo. Zapim! Persico trota, bravissimo. Ora, attenzione, forastec è qua. Butta male, Stiamo un po' accorti perché... c'è un altro pescetto là, ma c'è pure... per signorotto. Scusa, ho il dubbio. Ho un regalo. Ma è eccessivamente vicino, se lo siamo tirati questo regalo, signori, per questo siamo. Bravo. Ok, almeno questo ce lo togliamo subito dal coglione. Gli altri, vediamo. Merda, signora. Oh, pigliato quell'altra. Aspetta, signora forastera. No, lei non è forastera, lei è del posto. Io è forastero, ma capim. Da quella troia maledetta. Poi buttarsi là per assicurarla sarebbe stata una buona cosa. Oh. Siete tanti voi, eh? È il forastero Zapim! Vediamo cosa. No, aspetta, prima che si trasforma. Dai una costellata e via, che fa sta paura. Ok, bravo forastero, insomma, abbiamo. Potevamo fare di meglio, eh. Potevamo un attimino attrezzarci meglio, ma. Vabbè, dai. Prima era passato il pescetto qua. Non so se tra una bomba e l'altra. Forse abbiamo fatto esplodere male questa pesca aggressiva da parte del forastero. Che insomma, nello specifico siamo impantanati qui. Questi qua ce li ha segnati però. Tre di questi, ottimo. Probabilmente non so se li segna quando sei in zona o semplicemente perché li vede con la coda dell'occhio. Ma io non credo però. Vabbè, poi magari. Aspetta. Mira. Bravo forastero. Grazie, è cascato il piccione. Porca troia. Dannata a finire, a picciono. Oh. Vieni qua, bravissimo. Non so che fine abbia fatto il picciolo. Aspetta che ci... c'è un giretto con calma qua, eh. Dove sta? Dovete stare solo calmi. Ahi sta, l'hai visto biondo? Yeah. E Zapim! Madonna, la signora! Attenzione! Guardate, signore e signori! Signore e signori! Di cattiveria proprio, eh! Ancora? Guarda come insiste! E va tra fanculo, signore! Oh! Stiamo calmi, giovanotto! Insistono! Allora, possiamo per piacere stare calmini? Allora, vediamo un attimino perché. Quelli stanno dall'altro lato, cosa? Siamo venuti da là, va bene. Allora, passiamo un attimo qua, magari dall'alto vediamo qualcosina in più. Non mi vorrei perdere strade, mo cerchiamo di non beccare la strada principale, in realtà.
Insomma, qua si torna di là, quindi no. Qua è dove siamo caduti prima, perfetto. Quindi andiamo totalmente dall'altro lato. Qua non mi ricordo se... perché c'ho... dei vaghi ricordi anche dei... segnaletti. Comunque, vabbè. Facciamo che ritorniamo sui nostri passi di qua. Questo che sta qui, possiamo entrarci anche, ok. Ci arriviamo col coltello, senza... ok, ci risparmiamo almeno... una munitions. Pure questo. Però... qualcosina lasciano di solito. Qualcuno mi sta lanciando bombe o sbaglio? Ah no, le bombe, il... cosa? Se ne è a terra. Allora. Poi ce la fa arrampicarsi, no? Facciamoci prima la parte bassa, signori, poi... eventualmente saliamo, perché... ma questi... oppela. Ok. Cazzo, sti coltelli non durano niente comunque, porco Dio. Veramente non durano niente. La serpetta, la serpetta. Ma così, oh, serpentello è meglio. Ma non l'ha preso. Ah, non l'ha preso. Non c'ho spazio, porca troia. Allora aspetta. Beh, combina questa misceletta. Facciamo magari anche... vabbè, pure qualche munizione per il pompazzo, però ci potrebbe pure stare. Dai che ci va. Fai un attimo un recapino così. Ok. Questa. Signori, mo ci mettiamo a fare pure la pesca sportiva, perché qua... dov'è? Dov'è? Figlio di una trota maiala. Vabbè. In realtà una la potremmo anche mangiare, per dire. E dici che recupera anche abbastanza salute, quindi. Allora, attiviamo sto coso. Così. Cioè, veramente con calma, signori, perché l'atmosfera è tesa. L'atmosfera è molto tesa, quindi bisogna tenere d'occhio la situazione. Allora, per quanto riguarda i simboletti, ce n'è uno lì sotto. Qua dietro c'era un tesoro, diciamo, da raccattare. Ma nello specifico... intende qui sopra? No, in realtà a destra, qua sotto. La lanterna, mi sa che... vero, è vero, le lanterne... dai, cazzo. Ok. Ma quante gliene devo portare di queste cazzo delle cose? L'abbiamo fatto con le vipere. Un'antica pipa. Quell'antica pipa andava salvata. Va bene. Lo so, stiamo gigioneggiando abbastanza, ma...
Andava gigioneggiato, andava gigioneggiato. Un po'. Bravo. Arca troia. Ci vuole una valigetta più grande, signori. Non una grande valigetta, una... No, no, non una valigetta grande. Una grande valigetta. Valigette cinghiale. Sì, queste pacchette di altri tempi. Vabbè, comunque, tornando a noi. Vediamo di esploderci male. Ok. Allora, quell'altro che sta qua, sta sopra, sotto, starà qua dietro, sicuro. Vabbè, tanto poi là ci dovremmo in realtà scendere. Serpentino, serpentino. Pialita, pialita. Bravo. Porca di quella puttana. Come cazzo è possibile? Ma poi non posso neanche lasciarle ste cazzo di cose. Porco due, mo. Facciamo munizioni. Ne crea troppe. L'altro slot va occupato a due. Ma questo mi va a fare le frecce che mi occupano. Ah no, però svuoto quello. Guarda, faccio pure così, signori. Dopo. Te la lascio la vita. Troppa roba. Troppa, troppa roba. Troppa, troppa roba. Allora. Dicevamo. Vabbè, intanto passiamo qua. Vediamo se c'è dell'altro. Qua pare di no. Dietro pare di no. Là poi la porta la apriamo. E questa è una stanzetta che... No, in realtà ci dà anche un obiettivo. Questo non so se è da far esplodere per qualche motivo particolare. Perché qua passa se passa un po'. Madonna, lì è un po'. Cazzo. Non c'ho la chiave? Ah, ok, non so. Perfetto, altro pezzo esagonale. Ora. Cosa mi sono lasciato? A parte questa casupola qui. Vai con le pesetas. Benzina. Ah, qua sì, era per venire a prendere la tanica di benzina. Tra l'altro, questa mi sembra utile. Direi. Nient'altro? Un uovo di gallina. E ok. Ora qua dentro un po' di pesetas. Cassettino? Beh, cassettino. Oh, piccola chiave. Piccola chiave. La possiamo usare per... Non so se avevo già trovato qualcosa per questa chiave. Mo vediamo. Da qua dobbiamo riscendere dove c'è l'altro barilotto che dovrei andare a recuperare, che ci arrivava solo dall'alto, se non vado errato. Altri simboletti. Allora, calcolando che i simboletti ce li ha segnati, io penso che se ci troviamo in zona ce li segni. Anche se qualcosa sicuramente starà pure lontano. Mi ricordo che qualcuno becca pure con la carabina. Però di qualcuno? Sì, la signora. Un forastero! Sì, la signora. Oh, sbagliato. Cioè, ho sbagliato. Non l'ho fatto a tempo. Più veloce la vecchia. Che... Scusa, aspetta, signore. Che...
Madonna, santissimo, che cattiveria però, eh. Allora, dicevamo, là mi dovrei buttare io. Oh, piano piano. Ogni tanto parte con sto caschetto a testa bassa, ma pericolosissimo. Ah, ce ne stanno altri in giro. E capi solo. Ammazza. Ok, attimo. C'è qualcuno di quelli mega aggressivi o se. Almeno uno riusciamo a prenderlo stealth. Gli altri stavano qua sopra, però penso che li becchiamo mentre riscendono, sicuro. Eh sì. Puedo camminare. Via dalle palle. Perché comunque recuperiamo cose, signori, quindi onestamente, per quanto sia una cosa un po', se per voi rompicoglioni che sto gigioneggiando, girando, ma mi garba questa cosa del forastero biondo che è Satin. Cosa non si fa per un po' di polvere da sparo. Vabbè, direi che c'è qualcun altro, ho sentito, ma onestamente. Voilà. Lo sta cedendo. Dai, cazzo. Guarda, cos'è lento lì, onda però. Scusa, sono scivolato. Puttana. Cazzo. Va bene. Signori, mi sa che qua. Possiamo ritenerci soddisfatti, no? Ok. Allora, aspetta, devo ritrovare la strada che era questa qui sopra con la scaletta, giusto? Mi sa di sì. Ci manca ancora un simboletto però da via da qualche parte. Ricordo qualcosa alla distanza, ma la cosa mi puzza. Mi puzza. Vabbè, comunque. Adesso abbiamo la benza per andare con la barchetta. Però, signori, io faccio una cosa. Ah, eccolo là, un simboletto. Non so da dove riusciamo a vederlo. Ma poi io posso risalire se mi lancio. Sì, c'è la scala in realtà. Perché poi voglio tornare a. Lasciare delle cose. Perché siamo veramente troppo troppo pieni. Allora facciamo una cosa. Questo lo invio al deposito. Gli ordini. Quello che posso inviare al deposito io lo invio poi. Poi vedi. Ehi. Questo è un problema. Questo è un problema. Sono di pistola. Mi ha fatto un altro slot. Quindi comunque abbiamo fatto un cazzo. Però è così. L'unico modo. Vabbè, dai. Ci sta. La barchetta sta lì. Bravissimo. È tutto. Allora va. Andiamo pure qua. Per
Prendere un po' di... pesetas. La pianta non la posso prendere. Cazzo, neanche il coltello da cucina. Ma come è possibile? Mi puoi inviare qualcosa al deposito, cazzo? Invio un attimo questo al deposito, dai, poi me lo riprendo. Sì. Tanto per prendermi un po' ste cose adesso e poi... Tanto rifacciamo comunque spazio in questo modo. Io posso fare... questa me la combino con quella verde. Faccio una bella bombetta. Perfetto, poi eventualmente posso fare delle frecciuette. Va bene, va bene, va bene. Torniamo dal venditore, signori. Lo so, ci stiamo facendo molto... Ah, vedo allora. Che ti sei occupato di un... complimenti, sì. Straniero. Medaglioni, fatto, quattro spinelli. Poi ti vendo tre vipere. In realtà poi te le vendo tutte. Puoi vendermi qualsiasi cosa, più o meno. Più o meno. È proprio così che ti voglio. Perfetto, altri spinelli. Insomma. Ti vendo anche queste altre perché onestamente ci occupano un sacco. Grazie. Di spazio. L'antica pipa non credo che possiamo farci qualche incastonamento da panico. Però mai dire mai, una pipa può essere solo venduta, no? Vediamola perché comunque ha il suo fascino. Va bene. Sto a trovarci. Ok. Benvenuto. No, sbagliato. No, ho sbagliato. Allora, uno... e due. I tuoi è stato un ottimo affare. Modificare un'arma in base alle tue necessità. Non trovi che sia una cosa meravigliosa? Abbiamo una bella selezione di articoli in vendita, straniero. Allora, ma mi sa che è possibile che... Vieni più ai soldi o alla tua vita? Una scelta facile, amico. Ah, non posso potenziare più la cosa. Le tue armi sono in buone mani, amico. Lascia fare a me. Posso fare altro per aiutarti? No. Non possiamo fare a meno delle piante. Guariscono, uccidono, hanno mille usi. Non so se prendermi... Pensavo di poter aumentare ancora la potenza della nostra... Attacchio preziosi non fa differenza. Spetta a noi, però, decidere il prezzo. Non dimenticarti di affilare il tuo coltello. Può fare la differenza tra la vita. Persino io sono stupito da questo lavoro. Questa però non è che sia poi così devastante, cioè nel senso, a sto punto questa roba vale il prezzo che costa, te lo garantisco. Ah, aspetta un attimo, fammi viaggio. Prima di tutto no, questa è... proviamoci il pompazza. Occupiamo veramente tanto tanto spazio comunque. Troppo, direi. Benvenuto. Come posso esserti utile? Allora, ti vendo pure... Gli vendiamo la granata sportiva, però potrebbero pure servire. Il fatto è che... Niente male. Allora. Le tue armi sono in buone mani, amico. Lascia fare a me. Ecco a te, come desideravi. Certo, migliorare la... Sei impressionato, vero? La nostra maestria non lascia indifferenti. Perché è utile quella. Non vorrei esagerare troppo, però... Modificare un'arma in... Che te ne Dai. Pare, amico? Un esperto come te torna presto a trovarci. Va bene, caro. Fammi fare una salvatina e sediamo, va. Giusto per gigioneggiare un pochino, signori. Sennò stiamo sempre con queste cose un po' babbone. Qua mi sa che ci ritorniamo dopo, però. Giusto, perché qua al momento la barca non c'era. In questa zona, non credo... Ah, aspetta, però... Noi ci eravamo lasciati questo qua dietro, signori. Attenzione. Ok, vabbè, un'altra cosa da vendere che non fa male. Sì, gli slot non sono granché. Più
piuttosto usurato. Sai che non mi ricordo se potevamo anche ripararle alcune cose. Credo di no. Mi sa che ci si ritorna poi pure con la bagnarola. Che al momento non c'è nient'altro, sì. Va bene, va bene, va bene. Abbiate pazienza, signori, ma va goduto in questo modo il forastero. Il forastero va forastinato, Giovanni, scusa. Sì, sì, aspetta. Prendi pure l'orologio. Grazie. Boh, basta. Poi vedo. No, proviamo. Non ti assicuro niente, Insomma, ci stiamo lavorando, ma. Non possiamo assicurare la buona riuscita di niente. Pronti? Vai, va. Benzina. Passa la paura. Vai. Tipo come ci pensi? Ridiamo qua, foraste, insomma, a nuoto te la rischi, se ti ricordi che è poli. Eccolo. Allora, abbiamo sconfiggi il mostro, mira con l'arpione e lancia l'arpione. Lentezza nell'arpionare, piano piano. Poi a destra e a sinistra, vabbè, questo se. Cazzarola. No, ci siamo spostati! Ci siamo spostati! Forastero! Forastera! Dov'è? Dov'è la donna? La brigida. Vediamo da dove esce. No, un po' più. Là. Guarda che fisico. Sono un bel bocconcino, vero? Sì, direi di sì. Aspetta, che favo binocchio qua. Lento, piano. Non vedo più. Siamo presi arpionato, Ah, insisti. Vai. Pionata tra le chiappe. Oh! Sì, ma comunque destra sinistra qua, non mi farti dare. Forse l'unica cosa è l'effetto dell'acqua quando. Dai, non è proprio eccellente. Non viene, non viene. Piccolezza, Forse. Per prendere facilissimo, cazzo. Vedete, sarebbe quasi il caso di necessario prendere peseta. Dove sei andato? Non preoccupa Piesa, no. Magari. Ok, tanto per, no. Non è che uno sta qua a fa.
Occhio. Scusate con stile, va. Sì. Aspetta, la pieseta. No. Occhio. Là. Là. Catraia. Questo. Lasciami, lascia che ci sono dei soldi. Porca troia. Guarda l'ingordizia, vedi? Come più hai soldi, ti ho fatto un culato. Vabbè. Ah, per quanto io l'abbia fatta molto così alla carlona, De Cazius, ma te me la ricordavo piuttosto. Aspetta, l'abbiamo fatta un po' così. Ma va bene, forastero, siete pure divertiti, no? Abbiamo preso poche pesetas, però. Allora, attenzione signori, abbiamo terminato il capitolo, quindi a questo punto direi, per quanto questo episodio magari non è uscito lunghissimo, vediamo se riesco a postarvi qualcosina in più, vediamo, insomma. Comunque, voi mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete per supportare serie e canale, spero che vi stiate divertendo con il nostro El Forastero! Noi ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi, mi raccomando, seguitemi sull'altro sito per le live, secondo canale dove ci sono tante altre serie, Instagram, eccetera, eccetera. Ragazzi, ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti da quel tale Ale.